Agosti ospita la seconda edizione della gara riservata al ciclismo per i rioni di Monsummano Terme. È il salotto buono di Monsummano Terme che è teatro spesso e volentieri di varie manifestazioni anche ciclistiche, non per ultima proprio quella organizzata dal Velo Club Monsummanese, la gara riservata agli esordienti che ci sarà anche il prossimo settembre. Questa volta l'occasione è appunto il trofeo dei rioni di ciclismo. Da un'idea di Fabrizio Bruni e poi ovviamente da tutti i suoi collaboratori, visto che già era presente la gara, o meglio la competizione che prevedeva lo scontro tra i vari rioni di Monsummano Terme con il calcio, visto che questa è un territorio, questa è una zona ad alta densità ciclistica, si sono domandati perché non fare anche una prova riservata al ciclismo e quindi è stata affinata questa prova. Tutti i rioni partecipanti con 5 atleti al via dopo una selezione accurata all'interno dei vari rioni hanno appunto tirato fuori queste varie competizioni in una formula in parte rodata e in parte rinnovata. Allora, innanzitutto sono 3 in totale le manche che dovranno essere effettuate. Il sorteggio è stato effettuato qualche giorno prima per affrontare le varie l'ordine di competizione e poi ovviamente il sorteggio relativo alla prima manche. 4 giri da percorrere di questo anello di 810 metri attorno a Piazza Giusti per intendersi, una prima manche che prevede ovviamente il miglior tempo tra tutti coloro che partecipano, una prima classifica. Una volta effettuato un primo giro viene rigirata la classifica, quindi nella seconda manche partirà per primo chi ha fatto il tempo più alto e per ultimo chi ha fatto il tempo più basso. La novità rappresentata da questo 2019 è la terza manche, ovvero una volta sommati i tempi delle due manche vengono presi i migliori 2 rioni e tra questi 2 viene fatto un'ulteriore prova che non è però uguale a quella che hanno già fatto, ma è una sorta di inseguimento su pista, cioè entrambe le squadre sono sul percorso, partiranno a distanza di 30 secondi l'uno dall'altro e lì poi viene fatta la somma dei tempi. Per quanto riguarda la prima manche, il tempo viene preso sull'ultimo, sul quinto classificato. La seconda manche, il tempo viene preso sul quarto che transita sotto l'arrivo. Per quanto riguarda l'ultima manche, il tempo viene preso sul terzo arrivato. Quindi ogni volta si scala di una posizione. Allora, i rioni al via: Bizzarrino, Centro, Cintolese, Grotta Giusti, Grotta Parlatti, Le Case, Pozzarello, Motte Mettolini e Vergine dei Pini. A come dire, sancire la correttezza della competizione, a sancire che tutto è stato fatto nel miglior modo possibile, il cronometraggio della SDAM Toscana Timing, che poi più tardi vi spiegheremo anche è stato decisamente fondamentale il loro apporto, una gara che si svolge sotto l'egida della Federazione Ciclistica. Quindi chiunque volesse partecipare deve avere un tesserino, che sia tesserato Federazione, WISP, AIX, quello non ci interessa, però comunque deve aver effettuato una regolare visita medica e deve quindi avere assodato a tutti i parametri. E come vedete nel rione Centro è presente anche l'unica ragazza al via, l'unica quota rosa che appunto sta prendendo il via proprio in questa competizione. Organizzazione precisa per questa gara, perché comunque ogni rione ha la sua divisa. Sono stati fatti sicuramente gli allenamenti, ovviamente sono tutte persone che in un modo o in un altro sono abituate ad andare in bici, poi vedremo anche qualcuno che magari riconosciamo proprio come atleti di un tempo che fu più o meno recente, se così vogliamo dire. Il ritrovo è stato a partire dalle ore 19, la prima manche è partita alle ore 20 e poi a scalare tutte le altre competizioni, quindi in quella che alla fine è diventata
una semi notturna. Importantissimo l'apporto dell'amministrazione comunale di Monsummano Terme e di tutti gli sponsor che hanno reso possibile la manifestazione, come la Cicli Banzai, l'utilenseria meccanica RB Commerciale, l'industria chimica Valdinievole, il bar Rolando, la moderna acconciature, solo per dirne alcuna. Ma è importante anche l'apporto della cittadinanza, perché prima di tutto è stata una cittadinanza collaborativa. Spesso e volentieri, quando si vanno a fare delle competizioni all'interno degli abitati, dei centri storici, del centro cittadino, c'è sempre qualcuno che ha da ridire. Ovviamente ci sarà stato sicuramente qualcuno che ha avuto da ridire, però essendo una competizione proprio cittadina che va a sfidarsi proprio le persone del posto, è anche vero che questi piccoli disagi che ci possono essere stati a fine giornata sono stati comunque ben accettati. Allora, intanto diamo conto, mentre vediamo le immagini, ovviamente ci scusiamo se non sappiamo riconoscere tutti i vari rioni che abbiamo già ricordato essere quelli di Bizzarrino, Centro, Cintolese, Grotta Giusti, Grotta Parlanti, Le Case, Pozzarello, Montevettolini e Vergine dei Pini. Va a dire, per francesi, è ovvio, scontato, ma vale la pena sottolinearlo che per poter partecipare a questa gara, per poter essere in una delle formazioni, ovviamente bisogna risiedere in quel rione. Quindi da 2 anni a questa parte Monsummano, oltre al torneo dei rioni di calcio, ha anche quello di ciclismo, e vedendo l'entusiasmo con il quale è stato accolto, vedendo anche le migliorie che in questa nuova edizione sono state fatte, tutto fa pensare che queste 2 edizioni non siano fini a se stessi, ma che possano continuare anche nel tempo. Certo, c'è la competizione, c'è la voglia di far bene, la voglia di primeggiare, però tutto è sempre stato improntato alla voglia di divertirsi, magari di sbeffeggiarsi, magari qualcuno alla fine ha offerto la colazione a qualcun altro per una settimana, vogliamo dire, però tutto è stato approntato nel modo, con lo spirito migliore. Importante la collaborazione anche dei motociclisti pistoiesi, che hanno svolto il servizio di scorta tecnica, perché è comunque una competizione ed è comunque importante che vengano, come dire, garantite la sicurezza per queste persone che sono comunque in gara, e ovviamente sempre le stesse persone anche a tenere i vari atleti al via, perché comunque ci deve essere una regolarità anche in queste cose. Abbiamo detto 810 metri questo anello da ripetere per più volte per quanto riguarda appunto questa prova cronometrata, che sicuramente ha trovato una sua dimensione piuttosto interessante, e permetteteci di dire che forse questa è l'accezione migliore del ciclismo amatoriale, quello che viene fatto magari per animare una serata di estate di un centro abitato, quello che viene fatto per stimolare un po' il buono sfottò tra concittadini. E quindi sì, giustamente le giuste basi, ci deve essere un'assicurazione, ovviamente devono essere tutti con una visita medica, la sicurezza non deve sicuramente essere trascurata, però poi il risultato è veramente fine a se stesso. Comunque, per quanto riguarda la prima manche, il miglior tempo è stato quello fatto registrare da Grotta Parlanti in 4 minuti e 27 alla maglia di 43 e 63. La seconda posizione per Vergine dei Pini in 4.32, quindi 4 secondi di distacco alla media di 42.87. Terzo Bizzarrino in 4.32 e 20, quindi solo pochi decimi di distacco. Quarta posizione per Grotta Giusti, mentre vediamo anche che cominciano a scendere un po' la sera. Quinta per Grotta Giusti, il tempo di 4.39. Cintolese, quinta posizione nella prima manche in 4 minuti e 41. Le Case, che vediamo proprio adesso inquadrato, con 4.44, sesto tempo per quanto riguarda la prima manche, settimo tempo per il Rione Centro in 4.59 e ottavo tempo per Pozzarello in 5.05, che appunto vediamo in parte inquadrati. Quindi questo è il dato della prima manche, quindi nella seconda manche saranno
infatti all'opposto, per primo partirà Pozzarello e per ultimo Grotta Parlanti. Una cosa che notiamo con piacere, le luci che hanno sulla bici proprio questi partecipanti, una cosa fondamentale soprattutto per coloro che vanno in bici di normale, che vanno nelle strade. Sappiamo che la sicurezza è fondamentale, siamo sempre a sottolineare l'importanza di un corretto comportamento durante lo svolgimento delle gare ciclistiche, per esempio di fermarsi appena passa l'inizio gara e di non ripartire fino a che non è partito il fine gara. E sappiamo anche che chi ci si segue è un pochino più avvezzo a queste gare, non ha bisogno, ma a queste competizioni, quindi non ha bisogno di certe sollecitazioni, ma è bene sempre ripetere perché fa sempre bene. Una cosa però importante che è stata messa all'attenzione negli ultimi periodi, proprio la possibilità di avere queste luci nel retro della bicicletta, che rendono più individuabili le persone in bici proprio anche da lontano, da un pochino più lontano. Quindi quando si può aumentare qualcosa per garantire la sicurezza di coloro che sono in bici, è sempre bene averle presente, sempre importante. Mentre continuiamo a vedere le immagini, noi vi diciamo già che al termine di tutta la competizione, quindi al termine anche della terza manche, prima delle premiazioni è stata fatta una sorta di tipo pista, grazie alla presenza anche di Fabio Sabatini, il professionista dello Decanic, che non ha partecipato al Tour de France e quindi ben volentieri ha presenziato lui, che sarebbe stato del Rione Le Case, ma non ha potuto partecipare, così come era presente anche Emanuele Mori, che per impegni già di squadra imminenti non ha potuto partecipare, suo malgrado, anche lui l'avrebbe fatto volentieri, ma non è stato possibile. Quindi anche solo la presenza di questi due corridori professionisti, Fabio Sabatini della Decanic Quickstep e Emanuele Mori della UAE, fa capire quanto sia densità ciclistica questa zona di Monsummano Terme, quindi quanto possa riscuotere il favore una competizione di questo tipo. Quello che ci piace vedere è il sorriso sulle facce di coloro che partecipano, perché deve essere questo lo spirito principale per quanto si debba competere in queste competizioni. Dicevamo che la partecipazione è stata piuttosto trasversale, perché siamo andati dai 19 anni del partecipante più giovane ai 50-55 di quello più esperto, come ci piace dire. Quindi una sola femmina, abbiamo detto, al via, e magari, che perché no, sollecitiamo una maggior partecipazione per le prossime edizioni. Abbiamo parlato proprio con Fabrizio Bruni e gli abbiamo chiesto se, visto che ogni anno fanno delle novità, come quest'anno la terza manche, che già ci sarà anche il prossimo anno, già ce lo ha detto, dicevamo appunto se magari non prevedevano una sorta di quota rosa nella partecipazione per il prossimo anno. Però ci ha confessato in un certo senso che la partecipazione femminile è un po' non un tabù, però insomma le donne spesso e volentieri sono un po' più restie a questo tipo di competizioni. Quindi se ci fosse qualcuna che magari non è stata interpellata e fosse interessata, magari si muova per quanto riguarda la prossima edizione, altrimenti troveremo comunque un altro compito per quanto riguarda le femmine dei vari rioni. Un ringraziamento alla Aral Tendaggi, al ristorante pizzeria Sottogrotta, all'autocarrozzeria Monsummanese, alla Ciclo Idea, alla Ciclo Banzai, così come alla Lavorazione Cancelli I Fabbri, il bar Tabacchi Galligani, il ristorante pizzeria Dal Remo, la lavanderia La Nitida e l'azienda agricola del contadino di Papini a Monsummano Terme. È ovvio che una competizione di questo tipo, per quanto possa sembrare strano, ha delle spese, sono tutti i cronometristi o comunque tutto il sistema delle transennature, le stesse scorte tecniche, sono comunque servizi necessari, fondamentali, ma che comunque hanno un costo, e gli stessi premi, poi c'è da dire anche quello, perché poi a tutti i partecipanti è stato regalato un portachiavi a ricordo della serata e poi ovviamente il trofeo per il primo classificato. Anche da queste immagini vediamo che ci sono alcune squadre che si sono, come dire, comportate un po', erano un pochino più allenate, un pochino più rodate nel gioco del cronometro, altre un pochino meno. Certo è che la Monsummanese, la società organizzatrice,
ha sicuramente nell'acronometro uno degli elementi principali. Si trova particolarmente a proprio agio, evidentemente, il Velo Club Monsummanese con l'acronometro, perché anche a inizio anno, penso anche in questo anno l'abbiano fatto, organizza delle cronosquadre proprio sempre a livello amatoriale, quindi probabilmente ha trovato in questo tipo di competizioni il proprio, la propria dimensione, oltre ovviamente e fondamentale la gara che va a chiudere il calendario degli esordienti, che anche quest'anno si terrà verso il 22 di settembre. Dovrebbe essere almeno quest'anno la gara solo ed esclusivamente la domenica, solo quindi per i maschi, ovviamente prima il primo anno e successivamente il secondo anno. Dovrebbe essere, appunto, come abbiamo detto, solo la gara degli esordienti maschile, mentre nelle ultime edizioni al sabato pomeriggio c'era la gara per gli esordienti femminili, e vedremo quindi se negli anni successivi cambierà qualcosa. Però già per adesso vi possiamo dare l'appuntamento per fine settembre, per quello che dovrebbe essere l'appuntamento conclusivo per la categoria esordienti, primo e secondo anno, gara nazionale, che negli anni ha visto primeggiare veramente corridori che poi in futuro sarebbero stati e saranno e sono protagonisti del ciclismo vero e proprio. Nella seconda batteria, nella seconda manche, che abbiamo ricordato è partita con il tempo, con l'ordine opposto, il primo tempo è stato quello della Grotta Parlanti in 4:33, secondo posto per Le Case, terza Vergine dei Pini, quarta Grotta Giusti, quinta Bizzarrino, sesta Cintolese, settima Rione Centro e ottavo Pozzarello. Quindi Pozzarello sia nella prima che nella seconda manche ha fatto registrare l'ultimo tempo, mentre per quanto riguarda le prime posizioni, Grotta Parlanti si è dimostrata sicuramente superiore nelle due prove. Allora, per quanto riguarda la somma dei tempi della prima e della seconda manche, il miglior tempo è stato quello di Grotta Parlanti, e possiamo già dire che Rione Bizzarrino non è riuscita a raggiungere la finale a due, che tra poco vi diremo tra chi è stata disputata, per un'inerzia, proprio per un decimo di secondo. Quindi per questo vi dicevamo che l'apporto della SNAM Toscana è stato fondamentale, proprio perché lo scorso anno, per esempio, il cronometraggio fu manuale, questi decimi di differenza non sarebbero stati possibili, non sarebbero stati visti con un cronometraggio manuale, e quindi per questo vi dicevamo che la SNAM ha avuto questo ruolo fondamentale. Quindi la terza manche, quella decisiva per la vittoria, sarà tra Grotta Parlanti, che ha fatto registrare il miglior tempo a livello proprio della somma delle due manche, e Vergine dei Pini, che appunto ha avuto la meglio per un decimo su Bizzarrino, che quindi non è potuta accedere alla finale. E mentre continuiamo a vedere le immagini di quelle che in teoria credo almeno siano le immagini relative alla seconda manche, ci dà questo la possibilità di vedere anche quanto, considerando che la prima competizione è partita alle 8 con l'entrare nella sera, con il favore delle tenebre, se così vogliamo dire, vanno ad aumentare anche le persone che hanno assiepato Piazza Giusti, ma anche tutte le zone limitrofe. Come ci diceva lo stesso Fabrizio Bruni, la popolazione è stata molto partecipe, c'è stata molto tifo, le persone sono state ben contente, si sono molto divertite, cosa che fa pensare che appunto questa sia una delle manifestazioni che comunque andranno a continuare. Non è semplice ovviamente reperire fondi e tutto quanto, però insomma è sicuramente importante riuscire anche a tenere vivo il paese, motivo per il quale infatti anche l'amministrazione comunale per questo ha dimostrato la propria vicinanza. È un'occasione di aggregazione sociale, spesso e volentieri ci si lamenta che le amministrazioni comunali non hanno fondi, non fanno niente per cercare di fare qualcosa per il paese, i tempi si sa sono quelli che sono, però comunque quando ci sono delle buone idee, perché non provare in qualche modo a dare una mano, anche solo, qui parlo proprio per esperienza personale,
anche solo che so dare l'operaio del comune che aiuta a sistemare qualcosa, che sia la transenna, che sia il palco e via dicendo, è comunque un impegno, è comunque una mano importante per l'organizzatore che sente poi la vicinanza dell'amministrazione comunale e che fa capire che magari tutti gli sforzi non sono vani. Ricordiamo che nella prima manche il tempo era preso sul quinto, quindi sull'ultimo, mentre nella seconda manche il tempo viene preso sul quarto al passaggio. Vediamo là sullo sfondo anche Selvaggi, anche lui ex corridore professionista, adesso impegnato comunque nel ciclismo, anche lui abita praticamente sopra zona Montecatini, Monsumano che io sappia, quindi anche lui è uno che gravita sempre nel mondo del ciclismo. Comincia a essere veramente buio e comincia quindi anche per questo a essere un pochino più difficile la gestione della gara. Ovvio che sono tutti, l'hanno già fatta già con la luce, però comunque con il buio è un pochino più complicato anche affrontare le traiettorie, poi magari ci sono le luci delle moto, i lampioni, è un pochino più complicato. E quindi si susseguono le partenze e come vedete veramente le persone sono sempre più numerose per quanto riguarda appunto la partecipazione del pubblico. A fine di tutto la terza manche, anche che vi abbiamo già detto sarà tra Grotta Parlanti e Vergine dei Pini, a scapito di Bizzarrino che per un solo decimo non è riuscita ad entrare in finale, ci sarà prima delle premiazioni, anche per aspettare questo momento, una sorta di rappresentazione, una tipo pista. Una volta erano molto più spesso anche in Toscana, ne ricordo una a Firenze in Piazza della Repubblica che partiva dai giovani, dagli esordienti, tipo per arrivare fino anche ai professionisti, e sfruttando la presenza di Fabio Sabatini che era un po' libero da impegni ciclistici, hanno fatto questa sorta di tipo pista sempre all'interno di questo anello che vedete, poi ci saranno appunto le immagini. È stato fatto questa tipo pista, cioè un paio di giri, poi immagino suonasse la campana, partiva la volata. È stato più un modo per divertirsi e soprattutto immagino per poter pedalare anche vicino ai professionisti. Le immagini che vediamo adesso probabilmente sono relativi alla terza ed ultima manche, perché nella terza e ultima manche entrambe le formazioni sono sulla pista, sul percorso, a distanza di 30 secondi l'uno dall'altro. Quindi adesso ci sarà questa ultima, terza ed ultima decisiva manche per decidere chi sarà il vincitore, il rione vincitore del secondo trofeo dei rioni di ciclismo di Monsummano Terme. Un ringraziamento alla Cicli Banzai, alla Di Testa Tua Air Spa, alla Gelateria Pizzeria Natalino, così come Tiffany Cocktail Coffee House, il ristorante La Cantina, la De Simone Costruzioni e l'Antonella Acconciature, così come a tutti coloro che hanno reso possibile la manifestazione. Ricordiamo quali erano i rioni partecipanti: Bizzarrino, Centro, Cintolese, Grotta Giusti, Grotta Parlanti, Le Case, Pozzarello, Montevettolini, Vergine dei Pini. E la finale che stiamo seguendo è quella tra Grotta Parlanti e Vergine dei Pini. Allora, per quanto riguarda la classifica finale, che era presa sul terzo classificato, vi possiamo dire, infatti vedete che già sono in tre coloro che arrivano alla fine, perché è sul terzo che viene preso il tempo, ha vinto Vergine dei Pini con il tempo di 3:16:95, alla media di 44:42, ovviamente su Grotta Parlanti che ha finito in 3:17:55, alla media di 44:28. Questo vuol dire che la vittoria a Vergine dei Pini è andata solo ed esclusivamente per 6 decimi. Quindi anche in questo caso l'apporto dei cronometristi della Masdam Toscana sono stati fondamentali, perché così come per determinare chi andava in finale tra Vergine dei Pini e Bizzarrino, che c'era un solo decimo di scarto, c'è stato ovviamente bisogno del timing ufficiale, così anche per decidere proprio il vincitore tra Vergine dei Pini e Grotta Parlanti è stato reso necessario questo
importante elemento. Altra cosa da non trascurare è che, oltre ad essere assolutamente sicuri della vittoria di un rione piuttosto che un altro, è anche l'assoluta imparzialità e comunque inattaccabilità del dato. C'è un numero e quello canta. Quindi non c'è stata, a parte probabilmente non ci sarebbe stata comunque, ma non c'è stata nessun tipo di polemica, perché comunque il dato era quello e non ci si poteva appellare a niente. Quindi la vittoria del secondo trofeo dei rioni di ciclismo di Monsummano Terme è andata a Vergine dei Pini su Grotta Parlanti. E le immagini invece che vedete adesso sono relative a questa tipo pista, che ha permesso a qualcuno di pedalare magari un po' più da vicino accanto a Fabio Sabatini, che lo vediamo qua in maglia The Koenig Quickstep. Eccolo qua l'atleta toscano che, non potendo partecipare, perché è sempre stato un po' in forte la sua partecipazione o meno al Tour de France, ha comunque voluto presenziare, ha fatto la premiazione, è stato vicino a tutti e poi adesso appunto pedala accanto a tutti gli altri. E questa, più se prima parlavamo di una possibilità questa per promuovere il territorio, promuovere l'abitato di Monsummano Terme e quant'altro, questa forse è più una possibilità per promuovere il ciclismo. Immaginiamo magari qualche bambino presente a Monsummano Terme, che magari segue un po' il ciclismo perché corre il papà, corre lo zio, corre il cugino, o comunque perché gli piace, comincia a fare il giovanissimo, poter vedere correre davanti a lui quello lì con quella maglia blu e bianca che qualche mese prima era magari al Giro d'Italia, pensiamo che possa dare un'emozione particolare, che lo possa magari far avvicinare ancora di più al ciclismo. Questo c'è un po' di timore reverenziale nei confronti di Fabio Sabatini, adesso che ci abbiamo forse quella che potrebbe essere la volata, vediamo che tutti si allontanano, lo lasciano un po' libero, hanno un po' paura forse di stargli vicino, di poterlo toccare, però è anche bello poter pedalare e rendersi conto magari dal vivo di com'è un corridore professionista, perché l'impressione che ne ricaviamo noi personalmente ogni volta che vediamo un ragazzo che corre dal vivo è sempre quanto è magro, volendo anche quanto è alto, quanto è tirato, perché proprio evidentemente in televisione non rende questa impressione, quindi vederlo davvero dal vero può davvero essere importante. Comunque abbiamo il tempo per ringraziare ancora una volta gli sponsor che hanno reso possibile, prima su tutti l'amministrazione comunale di Monsummano Terme, che il Velo Club Monsummanese ci tiene particolarmente a ringraziare, così come l'Aral Tendaggi, la RB Commerciale, l'Industria Chimica Val di Nievole, l'Acconciature Moderna, il Bar Rolando, l'Autocarrozzeria Monsummanese, la Cicloidea, la Gelateria Pizzeria Natalino, la Di Testa Tua Air, intanto parte proprio la volata, forse a mezzo gas, di Fabio Sabatini, la Lucky Bruno e CSNC, la Nitida Lavanderia e comunque tutti coloro che davvero, anche la popolazione, che hanno reso possibile questa manifestazione. Vi lasciamo alle ultime immagini proprio che ci arrivano da Monsummano Terme e vi lasciamo anche alle interviste che abbiamo realizzato ai vari protagonisti di questa serata un po' particolare. Simone De Caro, sindaco di Monsummano, qua una festa, vediamo una marea di gente, questi rioni hanno attratto nel centro di Monsummano molta gente. Sì, e spero che sempre più ne attrarranno nei prossimi anni. Abbiamo iniziato col torneo dei rioni di calcio e terminiamo con questa bellissima gara ciclistica. E quindi questo è il secondo anno, speriamo che i prossimi saranno ancora più belli. Abbiamo visto un'organizzazione degna delle grandi corse, pubblico, SDAM per i CIP. Non si sono fatti mancare niente qui a Monsummano gli organizzatori. Devo dire che sono rimasta sorpresa per la grandissima professionalità. E uno sport come quello del ciclismo, che non conosco così bene, devo dire mi sta anche molto appassionando, quindi ben venga. Allora la sta appassionando il ciclismo, Monsummano terra di ciclisti, terra di ciclismo, allora la vedremo sui
i prossimi eventi. Sappiamo che a fine settembre ci saranno delle gare che andranno a chiudere la stagione ciclistica per alcune categorie giovanili, e allora sarà presente anche lì, sempre curata da questa organizzazione. Sarò sempre presente, non farò mancare l'appoggio dell'amministrazione, perché credo fortemente che le amministrazioni debbano sostenere questo tipo di attività e di gare, quindi ben vengano e avranno sempre la disponibilità da parte mia e di tutta l'amministrazione. Gurgone Michele, organizzatore, Fattotum, l'unico che ha organizzato e si è dato da fare, insieme ai tuoi collaboratori, questa splendida manifestazione che non se ne vedono in giro. No, ho avuto l'anno scorso l'intuito di fare, non è venuta bella come quest'anno, ho iniziato a farla, quest'anno ho coinvolto delle persone che sanno di che si parla e mi hanno aiutato tanto a fare una manifestazione, grazie a Banzai, grazie a Cimpi, grazie anche all'amministrazione che ci ha dato tutto il contributo, il suolo pubblico, la partecipazione di tutto questo. Grazie a tutti, e questi ragazzi avevano voglia di fare qualcosa, tanta voglia di esprimere nel suo paese. Io conosco tanti ragazzi che vanno in bicicletta e volevano fare qualcosa. Io ho pensato di fare questa cosa qui, che è molto importante per me, il paese che me lo sento, e il patrocinio, e poi ho parlato col comune, loro mi hanno dato una mano, io sono anche consigliere comunale, in tutti insieme ho lavorato, la chiesa mi ha dato una mano, l'elettricista mi hanno dato, io ringrazio tutti, io spero che l'anno prossimo che verrà di farla ancora meglio, perché io ce la metto tutta, perché non è semplice. Tutti quei ragazzi mi hanno aiutato, perché in un'ora chiudere una piazza, mandare via tutti, non è semplice. Sicché grazie a Vigili, grazie a tutti. E questa manifestazione, io sono l'ideatore, ma devo ringraziare a tutti gli altri, se no non sarebbe esistito questa cosa qui. Grazie a tutti e buon divertimento a tutti, va bene? Grazie anche a voi. Hai detto bene, un buon divertimento, abbiamo visto un folto pubblico, abbiamo visto anche gli atleti, chiamiamoli atleti, che ci sono ragazzi che hanno corso. Poi Monsummano è paese di ciclismo, paese di ciclisti. Fabio Sabatini è il portavoce nel mondo per Monsummano. Però vediamo che si divertono, si prendono in giro, è proprio una bella festa. Questo è lo spirito che io ho cercato di mettere. Le gare sono altre, se seguite voi le gare sono altre cose. Questo ho voluto inserire nella loro fissazione, che questo non è una gara, questa è una festa degli amatori, e bisogna esibirsi così, senza farsi del male, e se si arriva prima o ultimo è uguale, l'importante è che riesca la festa è il mio pensiero, e ringrazio tutto il pubblico, ringrazio tutti, e questo è il mio pensiero per l'anno prossimo, di migliorarmi e fare ancora più, molto meglio, e ringrazio anche gli atleti e chi si mette in gioco, perché tanto la critica io le accetto tutte. Poi io posso fare meglio, posso fare peggio, non lo so, però io mi piace e ringrazio di cuore anche l'amministrazione e tutti, il sindaco, l'assessore, ringrazio tutti, grazie di cuore. Fabio Sabatini, siamo in casa oggi, c'è Rioni, siamo in casa, una festa, ciclismo, ma più che ciclismo è festa stasera. Sì, non la interpreto come una corsa agonistica, non per me chiaramente, ma per gli atleti che sono qui, che sono solamente per fare della festa e del bene a Monsummano, quindi già il secondo anno sicuramente saranno molti di più Rioni che verranno, e niente, tutto qua. Sì, abbiamo visto, hanno messo in piedi una bella manifestazione che in 2 anni è già cresciuta molto, sia a livello tecnico, poi oggi con la tua presenza, ha detto l'organizzatore, abbiamo dato lustro a questa manifestazione. Sì, non essendo al tour questo anno sono venuto volentieri a casa mia, quindi alla fine sono tutte le persone che conosco che mi hanno fatto crescere loro nel mondo del ciclismo, quindi è solamente un piacere. Emanuele Mori, oggi qui insieme a Fabio Sabatini, siamo in casa, qui ciclismo, Monsummano, terra di ciclismo.
Sì, se penso a Mussumano mi viene sempre in mente le innumerevoli gare che si effettuano qua fin da giovanissimo, da esordiente, da allievo, ho vinto anche diverse gare, quindi oggi mi aveva chiamato per venire qua, non potevo mancare, avrei dovuto gareggiare, purtroppo un impegno con la squadra che devo andare a correre la prossima settimana all'Adriatica Ionica, all'ultimo minuto per contratto non posso partecipare a una settimana prima da un evento di una gara ciclistica, quindi no, non potevo partecipare, ma ho voluto comunque essere presente e dare la mia presenza e il mio supporto a questa bella manifestazione. Sono 2 anni che viene organizzata, qui siamo proprio sulla linea d'arrivo, come dicevi prima che in passato molto probabilmente ti ha visto vittorioso su questo rettilineo in Piazza Giusti. Sì, come ho detto, ho fatto anche i campionati toscani, sono arrivato secondo a un campionato toscano qua, quindi per me questi sono strade di casa, ogni mattina mi ritrovo con Fabio e facciamo queste strade, quindi quando passo di qui è come essere a casa e quindi come ho detto non potevo mancare, una bella manifestazione e penso che negli anni possa crescere sempre di più.